segreto industriale. Simulano la natura, sono iperrealistici, ma vi ho detto sono finti. I denti sono, vengono prodotti da delle forme tridimensionali, da dei robot ormai. Si carica il file nel robot, il robot che è un fresatore, né più né meno, un NC, che va a ristampare e riprodurre in fisico quello che è il dente, virtuale. Prima era virtuale, si passa quindi dal virtuale, lo vedi qua, al reale. Una replica esatta, fresata, con un materiale diverso che si può cambiare se negli anni escono fuori altri materiali. Questo è il grande vantaggio di lavorare in 3D, che puoi prendere e ristampare esattamente lo stesso dente in un materiale differente, che magari ancora non esiste oggi. E noi abbiamo quindi lo stoccaggio dei file della bocca del paziente in cloud. E questo ha aperto delle grosse implicazioni che io sono uno dei pochi a averle capite tempo fa. E ne parlavo proprio col fondatore poi di Exocad. Ho detto, voi non avete idea della rivoluzione che sarà il lavorare in digitale, perché intanto accorcia le distanze, io posso lavorare con più team, posso eseguire l'intervento chirurgico in maniera virtuale prima ancora di eseguirlo, con più equip connesse da diverse parti del mondo, posso avere accesso ai migliori del mondo con click, perché non, nessuno magari vuole venire da New York a vivere a Chisinau. Dice, ma io mi faccio i miei design dal mare, dalla Sardegna, dalla Florida e ti mando il file. E poi ha aperto una nuova era nell'odontotecnica che sono i designer. Prima non c'erano i designer, sono un po' come l'automobile, chi progetta la BMW non è detto che vive a Berlino. Magari chi progetta la BMW si trova in Giappone, manda il progetto dei circuiti elettrici, quello che invece produce le lamiere esterne, e poi si mettono tutti assieme nel progetto 3D. Poi si fa che cosa? Il prototipo si stampa, si apportano modifiche che poi vengono riscannerizzate e portate nel vecchio progetto. In quello che era il precedente, la possibilità che se ti si rompe l'auto a Cagliari, ti mando il file al centro assistenza dello specchietto che te lo ristampa. E questa è l'altra grossa innovazione, la ripetibilità in caso di rotture, oppure se c'è un problema io non riparto da zero ma riparto da 8, perché devo solo modificare un po' il progetto. Dopo vi farà vedere Liviu come è facile cambiare le forme dei denti, per esempio. Clicca, gira, gira. Ormai ci sono librerie di denti scannerizzati di ogni tipologia, ma denti reali, che poi quando vengono stampati dal robot, fresati, sono del tutto indistinguibili dai denti reali che erano. Questi sono denti reali che sono stati scannerizzati e poi ristampati in diverso materiale, li posso fare anche di metallo se voglio, quei denti. Fresa esattamente, dipende dal materiale, la cialda che metto. Abbiamo messo anche una donna, per non fare dispetto a nessuno, dicono sempre che facciamo solo uomini, no, facciamo anche donne. Belle donne, guarda qua, non diresti mai che sono artificiali, perché i denti sono tridimensionali, hanno qua, vedete, le linee bianche che sono le linee d'angolo di divisione del parallelepipedo delle superfici, che non c'è più bisogno di farle a mano. Prima si facevano a mano con la ceramica ed è quella che era la linea standard. Noi ora la linea standard non faremo quasi più il metallo ceramica, ma faremo dei denti in composito con barra non ritentiva semplificata, però il metallo ceramica ha un unico difetto che è il fatto di essere una linea fatta a caldo, cioè che deve essere mandata a 1000 gradi. Se la vuoi riparare devi rivetrificare della ceramica a 1000 gradi e poi storce come raffredda, non entra più. Capito? Invece le linee, la nuova standard, la premium, la superior sono tutte linee assemblate a freddo. Significa che la riparazione avviene a freddo e non hai distorsioni dei materiali, come gli aerei. Immaginati se l'aereo fosse un unico blocco fuso, con sopra la glassa fusa anche quella, si rompe un'ala, immagina come la devi rimandare tutto l'aereo in forno, i sedili prendono fuoco a 1000 gradi. E qui è proprio il riassunto, quello che è il limite di certe linee del passato.